Aspettate qua un secondo, aspettate qua un secondo, aspettate. Devo scendere? Sì, scendi pure. Aspetta. Ragazzi, eh? No, zitto, broschi, non parla, fai parlare a Tony soltanto. Ovviamente voi non avete visto nulla. Ciao Ok, girati, broschi. ragazzi. Ciao Ciao Africa, Africa, tutto bene? come stai? Ciao Africa. Ciao. Chi è lo stronzo che è con voi? Questo è un nostro nuovo amico, si chiama Broski. Fidato. Tu mi porti Niso, grazie del davanti una sub. persona che io non conosco? Presentati, Broski. Ciao, piacere di conoscerti, Broski. Ma ci siamo già visti al Vanilla noi. Stiamo facendo delle cose un po' particolari, Africa. Quindi ciabatta ai nostri incontri ti permette di portare gente che io non conosco? Sì. Dimmi, ciabatta, chi vuoi che sparo? Visto che mi ha portato qua qualcuno che non conosco, e visto che l'errore l'hai commesso tu, e visto che il responsabile sei tu, dimmi te a chi devo sparare adesso. Africa, spara a me. Devo sparare a te? Ti posso assicurare che loro sono super fidati. Ma sono i tuoi uomini, no? Assolutamente sì. Quindi vuoi sacrificare il re piuttosto che sacrificare un cazzo di pedone? Questo è il tuo ragionamento, ciabatta? Sì, perché io credo di essermi guadagnato la tua fiducia in questo momento, quindi sono disposto Portandomi a in un rischiare. estraneo che non conosco, non so un cazzo di lui. Che Sono disposto a rischiare la vita per loro. cazzo ne so, magari questo collabora con la polizia. Assolutamente no, fidati. Io Come ti chiami? E Broski. che cazzo fai in città, Brox? Niente, prima lavoravo al Vanilla. Adesso ormai lo sto praticamente per abbandonare. Quindi sei un fottuto cameriere? Devo pisciare. No, ero uno dei titolari. Se Quindi voglio. tu Sta ti sei cagando unito addosso, a questi secondo me, ragazzi solo per Sector. cercare nuovi stimoli? Ma Assolutamente no. perché ti portano in giro con loro? Devi chiederlo a loro, non a me. Ciabatta, perché porti in giro lui? Poi è un incontro con me, perché? Cos'hai visto in Perché questo mi sta ragazzo? aiutando tantissimo a cercare questo James, e lo sai quanto ci tengo io, visto che mi sta mandando una gang contro. E mi ha fatto il suo Una nome. gang? Sì, una gang. E il suo nome me l'ha fatto Tuna, che è il mio braccio destro al momento, assieme a Ciccio. Quindi mi fido al 100% di lui. È Allora tranquillo che se dovesse succedere qualcosa sarò io ad occuparmene personalmente di Broski. D'accordo, Ciabatta. Mi voglio fidare di te. Ma se scopro che questo ragazzo è una spia o lavora per le persone sbagliate, In quel caso io lì sono ammazzerò te e tutto il tuo gruppo. d'accordo. A posto. Ciao Africa, dimmi. Hanno rapito Ray. Oh no. Sì, conosco anche il tipo, ci sto andando a parlare. Ok, devo posso fare qualcosa? Un attimo, ti chiamo un attimo. Sì. Vado, Ciao. ciao. No, 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 rimango qui, Ok, scusami, ho scusate. messo giù per sbaglio, dimmi. Cosa Ascolta, questo Ray ha combinato una cazzata grossa. ha fatto? Praticamente su indicazione di questo qua che mi ha portato prima è andato in un posto, in un ghetto, che appartiene alle persone, ha iniziato a fare domande scomode, parlando chiaramente di una persona che vive lì, e questa persona è un po' importante, al che l'hanno perquisito e gli hanno trovato un microfono, si sono subito sospettati, capisci che è una gang di un ghetto questa, Ma non perché sono aveva il mica. microfono, Rere? Che stupido. E ha cantato, mi ha detto che fa parte di un gruppo e ha detto il tuo nome. Ok. Ha detto Tony Ciabatta. Perfetto, bene. Quindi o questo è un coglione o tu non sai sceglierti i tuoi uomini. Bene, dove posso trovarlo adesso? Va bene, parlerò con i In ragazzi fondo qua. al mare? Va bene, fammi sapere tu allora, Africa. Va Sì, chiedere ai ragazzi se puoi venire qua, ok? bene. A posto. Devo ammazzare, raga. Ha Attenzione. parlato, zio. Re ha Ha parlato. fatto il mio nome, aspetta un attimo.
magari andiamo lì, mando la posizione. Sì, allora devi venire da solo. Ok, okay. Metti pure la maschera. I ragazzi qua sono tranquilli, però capisci che c'è, eh? Ti mando la posizione, ti fai trovare qui. Lasci la macchina dove l'ho lasciata io. Va bene. E ti accompagneranno, ok? Fermi, va bene, okay. Ci ferma la polizia. Va bene, da solo. Avanti. Mandami in posizione. Spero che non hai cazzato addosso, capito? No, no, tranquillo. A posto. Ciao. Ciao, ciao. Sono stai arrivando. 800 metri. Ok. Eccoci. Ragazzi. Sì? Grazie per aver accompagnato qua Tony. Figurati, figurati. Vi rendete conto che questi ragazzi... Io l'ho chiamato giusto K, gli ho detto, ehi K, ma conosce James? E dico, no, ma anche tu lo stai cercando? Io ho detto, perché chi altro? Perché abbiamo preso uno che è venuto dal nostro quartiere e ci è mancato un po' di rispetto. Bene, quindi la situazione è... Avete preso questo re perché è venuto qua a chiedere... No, lui non è venuto qua, è venuto proprio a casa mia. A casa tua, bene. Nel suo territorio. Nel tuo territorio, è venuto a chiedere informazioni su di te. Sì. Bene, ha fatto il mio nome, è un nome di un certo Broski. Sì. Bene. Aveva okay. Un cazzo di microfono, capisci? Avevo che... un cazzo di microfono, quindi mi sono subito allarmato, gliel'ho levato. Ok. E diciamo che uno comincia a fare un po' 2 più 2, capito? Quindi ti gira certo. Un po' le palle. Uno che ti viene col microfono, magari se non ci avesse la GoPro e finiva tutto. Io non ti conosco K, io ti conosco solamente perché stiamo cercando un certo James che ci ha mancato di rispetto a noi. Ma io non so chi sia, cioè sto... appunto, chi è sto James? Appunto, questo qua, da quel che abbiamo capito, è venuto da qualche parte a fare il tuo nome e dire che aveva bisogno del tuo aiuto per uccidere me e la mia famiglia. Ci aspettiamo da parte tua che fai quello che bisogna fare, anche per la mancanza di rispetto che c'è stato nei riguardi di questi ragazzi. Ma anche nei tuoi confronti, cioè se tu sei il capo, lui comunque è tra virgolette infamato. Come ha detto, Tony ti conosce, Tony tu lo conosci, Tony, i cazzi è Tony. Ha detto nomi, non so se ci ha battuto. Ha detto nomi, però... ha detto Broski, io ma non so chi siete, non mi importa neanche. Certo. Però uno che è come se uno dei miei viene da te e ti viene a dire il nome mio e il nome di tutta la mia famiglia, non esiste. Giustamente tu non, esiste. Non gliela fai passare liscia, certo. No, chi te dà? Attila, mio fratello. Quante persone ho fatto fuori? Abbastanza. Re. Vai, Tony. Che ti serve da lezione, mi raccomando. Ok. Avangul. Mamma mia, frate, ma... Io non sono un criminale, ragazzi. Re, mi dispiace. Beh. Adesso lo andrò a riprendere all'ospedale e spero che... Questi avevano un nome, due nomi, il tuo e di Brokins. Sai quando ti avrebbero preso, che fine avresti fatto? Probabilmente non potrei raccontarlo. Già. Ti è andata bene, mi devi un favore. Tutti quelli che vuoi, Africa. In zona, devo fare una cosa veloce. Sì, domani. Ti chiamo più tardi, se non rispondi permesso, faccio un permesso, okay. Permesso, grazie. Ma posso, ciao. Oh, ciabatta. Africa. Mi senti? Sta a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Bene, bene. Cos'hai da dirmi, zio? Non lo so, mi hai chiamato tu prima. No, mi hai chiamato tu. Prima mi hai chiamato tu. Ah, è vero, ti ho chiamato io. Adesso sto facendo una cosa molto, molto importante. Tu hai trovato questo James? Sinceramente non ci ho più pensato. Perché forse lo sto inseguendo con la macchina. Sul serio? Sul serio. Ma sei da solo? Hai almeno qualcuno con te? Sono da solo.
fai le cose da solo. Lo so, me lo sono trovato davanti. Stava scappando. Sta scappando da me, l'ho riconosciuto dalla voce. Comunque, io volevo parlarti di una cosa. Che ovviamente non possiamo parlare al telefono, quindi magari ci ritroviamo io e te. Sì, io devo andare a fare una cosa urgente. Allora, non ti preoccupare, mi faccio sentire io. Fai le tue cose, poi ti mando un messaggino. Ti mando un messaggio, quando hai tempo ci sentiamo. D'accordo, ma se stai in città un po'... Poi sto in città per un'altra quarantina di minuti. Ok, ok, ok. Va bene. A dopo. A dopo, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Questo è lui, raga. È lui, è lui. Ragazzi, non c'ho la radio. Vado a risbire sto bastardo. Che palle, si è resettato il server, non ho radio, non posso perderlo. Che Parma non mi chiama mai. Sta chiamando Tony, raga? Tony? Buona, ce l'ho davanti. Dove davanti? Ce l'ho davanti, James. Lo sto rincorrendo. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sono al 437, zio. Però non riesco ad accedere alla radio adesso perché mi richiede troppo tempo e poi lo potrei perdere. Ok, allora fai così. Chiama Ciccio, stai al telefono con lui mentre lo segui. Ok, va bene. Ciao 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 ciao, 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 ciao. Poi Ciccio, sto inseguendo il nostro amichetto. Minchia, adesso lo prendiamo per le corna e lo appendiamo al muro. Dici che si sentirà male, lo sto inseguendo ma non so come fermarlo. Minchia, fermalo a colpi di beretta. Non posso, zio. Come non puoi? Non posso, purtroppo. Dimmi la posizione. Sta bazzicando in centrale adesso. Bazzica in centrale. Lo sto inseguendo con la jugular. Lo sto inseguendo con la jugular. Lui è una macchina bianca con lo spoiler nero. Macchina bianca, spoiler nero, vicino al parcheggio centrale. Ha fatto un sacco di incidenti. Cosa? Tutto bene? Come mai stava scappando? La porta in ospedale, se vuole. No, sto bene. Come faccio a tirarlo sto su? Sto bene, grazie. Grazie di vederci. Vieni con me, vieni con me. No, grazie. Vieni con me, vai tranquillo. No, grazie. Ci vuoi sapere chi mi ha ucciso. Che palle. Subito Tony in ospedale, dai ragazzi. Correte, dai. Salite, dai. Sì, raga, era lui. Da Griffon, grazie del Prime. Venite in macchina, portiamo il nostro. Adesso voglio sapere chi è che mi ha investito. Tony? Perfetto. Tony, tutto bene? Tutto bene, Tony. Preso un bel mattone in fronte. No, dove è finito? È qua, non ti preoccupare. Vai, Tony. Faccio la fattura a me. Ah, io l'ho già fatta. Mannaggia. Vai tranquillo. Tony. Tony, mi dai tre belle? Come no? Tony, vieni fuori intanto che paga. L'ho pagato. No, sto prendendo le benne per sicurezza. Dai, con la processione, raga. Com'è l'ora di scatto? Dove è posizione, Parma? Hanno rubato la macchina. Ok, andiamo al garden. Ok, uno che non ha il ferro, lo mando... No, il medico senza ferro, con le buone, non con le cattive. Vado io, senza maschera. Vai, lo sto rianimando, muoviti. Vai, corri. Tony, sei pronto? Ferro? Sì. Broschi aveva dei soldi da depositare, ha detto che è dovuto andare via. Si vede che ne aveva troppi. Ecco che torna Broschi. Eccolo. Senti l'arma. Buono, Broschi.
Si sta svegliando. Andiamo a circondarlo? Deve andare dal medico. Perché sei scappato? Da chi? Sei scappato da una macchina prima, perché stavi sfuggendo? Perché ho paura. Buonasera, Corkan. Dimmi il tuo nome. James. Hai dato parecchi problemi a questa città, lo sai, vero? Quali? Hai scherzato troppo col fuoco. James. Quale fuoco? James, togliti il cappello. Togliti la mascherina. E anche la mascherina. Togli la mascherina e la maglietta. Nudo. Spogliati. Anche i pantaloni e le scarpe. Spogliati, dai. Veloce. Torna in ginocchio, forza. Lo sai che hai rotto il cazzo a tutti qua in città? A chi? A tutti. Tutti chi? Ora? Hai rotto il cazzo a tutti. Raccontami di questo, col ciuffo Lesbilis. Ti so dire che ti so dire. Cioè... Chi è questo Elvis allora? Non lo so chi è da nome. Da fatto lo conosco, nel senso da vista. Che lavoro fai tu? Spacca pietre. Ok. Bene. Cioè, è normalissimo. Io ragazzi, non capisco perché tu hai paura di questo. Perché... Come ti posso spiegare? Allora? No, non so come spiegartelo. No. Parla. Perché l'ho insultato? Perché l'hai insultato? Perché l'ho insultato? Ti stai pisciando addosso, eh. Non facevi tanto così prima. Facevi il bullo, andavi in giro in città. Non facevo il bullo. Avevi paura? Perché mi hanno iniziato a seguire 4 macchine quando ho litigato con lui. Mi seguiva un botto di gente. Sì. Ok. Oh, cazzo. Sono proprio io. Hai visto? No, dai, no. Sai, e con Tony non si scherza. Ti prego, ah. Andiamo via. Andiamo via. Andiamo. Soddisfatto, Tony? Sì. Diciamo di sì. Perché diciamo di sì? Non ti è piaciuto la fine che ha fatto? Non mi è piaciuto il fatto che abbiano investito. Secondo me qualcuno l'ha fatto di proposito.